Ronaldo e Shevchenko. Il talento cristallino di un sudamericano imprendibile e la determinazione feroce di un figlio dell'Est. Brasile ed Ucraina. Due mondi lontani, ma anche Inter e Milan, due club vicini e rivali. Il primo incontro ravvicinato tra i due fenomeni è il derby del 24 ottobre 99. Ma Shevchenko vedrà dalla panchina il primo tempo dell'avversario. Tutto esaurito da almeno 10 giorni a Milano per questa sfida, 79.000 presenze. Per la prima volta in campo dal primo minuto la coppia dei miliardi dell'Inter, cioè Ronaldo e Vieri. Il brasiliano parte bene, su di lui vigila l'argentino Ayala. Non mancano le scintille. Ronaldo lo vedo solamente come attaccante centrale, è bravo a venire incontro, non ricevere la palla però di spalle alla porta, di riuscire a riceverla un pochino lateralmente in modo da poter vedere anche l'avversario alla porta come sono posizionati. Preso in mezzo ancora Serghini, pronto Moriero, al traversone, secondo palo, prova a staccarsi, Ronaldo mette giù in qualche modo, uno contro uno, Ronaldo ancora in area di rigore, cerca un varco, non lo trova, poi lo trova Biati! Super Ronaldo, prova ad andare in velocità Ronaldo, Vieri si gira, dentro per Ronaldo, uno contro uno, Ronaldo, calcio di rigore, la velocità di Ronaldo, decisiva. Ayala, avendo timore della profondità, gli consentiva sempre di andare incontro, ricevere la palla e girarsi. Mai visto nessuno dribblare così come faceva Ronaldo in velocità. È uno dei pochi calciatori che sa superare l'avversario da fermo, perché comincia a ballare sulla palla, comincia a giocare di gambe. Quando aveva la palla nei piedi, aveva spazio a disposizione, o con uno scambio, o con un dribbling, o semplicemente allungandosi la palla rispetto all'avversario, riusciva ad andare quasi sempre in porta. È girato, guardate, se Ronaldo si gira così non teme più nulla. Ronaldo ha anche il breve, anche questo corto, anche di chi ha giocato il calcetto. Ronaldo tante volte prende la palla, ha anche voglia di confrontarsi nell'uno contro uno. Ayala non fece niente di particolare, Ayala non era certamente un giocatore tenero, probabilmente erano volate parole precedentemente. Gomitata di Ronaldo Ayala, Ronaldo aveva già litigato con lui, eccolo qua, gomitata, ha detto l'FF, ai ai ai. Occhio, attenzione, Ronaldo va sotto la doccia. Ronaldo non fece assolutamente niente di male, solo un gesto con il braccio che fu interpretato, come spesse volte succede, come atto violento. Feci la scelta di far riposare nel primo tempo Shevchenko, in quanto tre giorni dopo dovevamo affrontare il Chelsea a gara interna di Champions League. Allora Maldini dentro ancora per Shevchenko, saltato secco Zanetti che lo mette giù. È cambiato molto la tattica del Milan, perché Shevchenko si muove molto bene lateralmente, preferisce agire esternamente per poi dopo vedere se c'è la possibilità di andare alla conclusione. Shevchenko va via, secco a Cannavaro, ancora Shevchenko, Cannavaro torna su di lui, saltato ancora, Shevchenko in area di rigore, attaccato da Cordova, Shevchenko ancora, il traversone, Kakà sul fondo. Qui si arresta benissimo Shevchenko. Per me il dribbling di Shevchenko è un dribbling di forza, cioè ha bisogno di spazio. Sheva è sempre in progressione, Sheva supera con la sua velocità, con la sua forza fisica, è il giocatore che ha in testa già il gol quando prende la palla. Mette in velocità Shevchenko, prova a recuperarlo, poi accelera Shevchenko, ancora Shevchenko, prova a mettere in area di rigore, Shevchenko fino in fondo, attraverso la razza Boban. Avete visto cosa vuol dire un cambio di una squadra? Attraversone, ancora per Shevchenko di testa! Shevchenko! 1-1!
uscito troppo presto, uno forse è entrato troppo tardi. Grande mucchio in area di rigore, secondo palo, Weah! Josh! Weah! 2-1! Vince il Milan, ma la sfida tra i due grandi campioni venuti da lontano è appena iniziata.